di anni nella parte education, una cosa che mi è piaciuta molto, che dice la persona al centro dell'industria, quindi il valore comunque della persona. In questi momenti di grandi cambiamenti tecnologici, dove anche l'industria sta vivendo questo passaggio, questa rivoluzione tecnologica all'industria 4.0, la persona rimane comunque un valore centrale per l'industria. Quindi credo che anche l'intermediazione, gli agenti di commercio, le reti di vendita rimangano estremamente importanti e centrali nello svolgere un ulteriore ruolo di facilitatore della diffusione della tecnologia sul mercato. E inoltre vorrei anche chiedere sempre al Gene Busetto quali azioni intendono intraprendere per agevolare poi l'introduzione e l'applicazione di questo documento, che poi appunto leggeremo, che sarà sottoposto oggi alla firma, appunto per la regolamentazione dei rapporti agenti produttori distributori. Bene, grazie. Beh, da parte mia innanzitutto benvenuti qui presso la nostra sede, non so se è prestigioso o meno, ma comunque è una sede comoda. L'unica cosa che manca è forse una sala dove poter fare le assemblee ancora più ampie, ne abbiamo poi un'altra di là, ma per esempio a volte siamo costretti a utilizzare degli schermi per procedere anche sulle altre sale adiacenti. Comunque grazie di essere qui, spero che questo avvicini ancora di più Arame all'attività che Agne fa. La sua domanda è abbastanza complessa come risposta, cioè le persone sono sicuramente al centro. Io mi occupo molto tempo di industria 4.0, di digitalizzazione, i robot devono essere tassati, non tassati. Io sono convinto che l'innovazione porti solo contributo anche alla singola persona, quindi non c'è da temere né robot né automazione, perché l'individuo, anche in tutti gli studi che abbiamo fatto, sarà sempre al centro della relazione tra imprese, perché è vero che spesso il rapporto è tra società, tra imprese, ma alla fine la relazione è la parte più importante e fondamentale. La relazione è fatta di uomini, è fatta di persone, è fatta ovviamente di persone, uomini e donne che siano, e credo che sia fondamentale, perché la persona porta intelligenza, porta proattività, porta idee, e su questo nessun robot può, a mio avviso, risolvere per l'uomo alcune decisioni. Però l'allargo a quanto lei mi diceva sul rapporto tra Arame e FME, e quindi la relazione che deve esistere sempre in un'ottica anche di filiera, quindi parliamo dei produttori, parliamo di chi poi distribuisce sul mercato e chi gli facilita la distribuzione sul mercato. Le posso dire anche, faccio un inciso anche a livello personale, per l'impresa per cui io lavoro, con l'attività che abbiamo per il mondo della distribuzione, noi stessi usiamo innanzitutto moltissimi agenti di commercio, monomandatari, comunque agenti di commercio, e credo fondamentale avere una trasparenza dei dati, da cui le intese non solo con Arame ma anche in prospettiva, quelle già esistono con Federazione e continueranno a esserci, proprio perché è fondamentale avere dei riscontri su quanto sul territorio si fa, che non ha lo scopo di verificare o controllare o misurare, o meglio, c'è anche questo, misurare l'efficacia di un'attività di vendita, ma soprattutto dare un contributo sul fatto di poter intervenire in senso positivo, dove invece questo è mancante. Quindi anche per il distributore di materiale, il fatto di sapere che in un'area può essere più deficitaria l'azione di promozione oppure di vendita, credo che sia importante. Sono sempre convinto che la trasparenza e l'apertura aiuti e faciliti lo sviluppo del business. Le barriere non servono assolutamente a nulla, perché tutti lavoriamo in ambiti diversi con lo stesso obiettivo, sviluppare il business. Rapporti concreti, rapporti trasparenti, rapporti corretti non possono altro che facilitare lo sviluppo del business. Bene, grazie. Grazie. Allora, la fluidità di filiera è fondamentale, e quindi anche l'acquisizione dei dati, al di là del fatto che sono importanti per regolamentare i rapporti tra agenti, produttori e distributori, diventano importanti perché in un mondo di cambiamento l'analisi del cambiamento è fatta anche tramite l'analisi dei dati. Quindi chiedo anche all'ingegnere Ezio Galli un suo commento su questo aspetto e sul fatto che questo accordo sia un'esigenza molto importante, molto sentita tra agenti
e i distributori sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, perché da questo poi devono scaturire altre forme di collaborazione, e chiedo anche a lui quali azioni pensate di intraprendere affinché poi questi, le regole contenute in questo documento trovino un'applicazione pratica. Certo. Buongiorno a tutti. Beh sì, allora se siamo qua per firmare questo protocollo perché evidentemente ci crediamo. Questo protocollo, allora, sgombriamo il campo da facili illusioni. Questo protocollo non è che domani mattina abbiamo risolto tutti i problemi, anzi. Però diciamo che questo deve essere una base seria per cominciare a discutere seriamente e andare avanti in questa direzione. Io sicuramente sono una persona che crede molto, anche quello che ha detto Gian Busetto, alla trasparenza. I dati secondo me sono fondamentali e ce li dobbiamo interscambiare, quindi il progetto statistico della federazione, che ormai sta arrivando alla fine, ne è una prova, noi ci crediamo, e la distribuzione ha dato un grande segno di coesione in questa cosa, perché abbiamo coinvolto praticamente quasi il 90% della distribuzione sul territorio italiano a fornire tutti questi dati, e credetemi, mettere insieme tutta questa mole di dati è un bel lavoro. E ancora di più qui in questa situazione, dove sappiamo benissimo quali sono i problemi che poi la distribuzione legge su questo tipo di problemi, che sono, lo sapete, ve l'avrò già detto 100 volte, il problema è che la distribuzione vorrebbe lavorare in maniera molto trasparente e tranquilla con tutti quanti voi, agenzie di rappresentanza, ma attenzione, anche tutti quelli sono gli agenti diretti. Perché ormai oggi, una volta il distributore, io stavo a Lecco, stavamo finiti lì, oggi i distributori sono diventati interregionali, se non addirittura nazionali, e quindi è necessario che ci sia veramente la massima trasparenza, perché a voi debba essere riconosciuto giustamente il lavoro che fate sul territorio, e a noi sia altrettanto riconosciuta la collaborazione corretta tra voi e i nostri uomini, perché se no diventa veramente un problema. Allora, noi sicuramente adesso, firmando questo protocollo, noi abbiamo già mandato tutta la comunicazione ai nostri soci. Rendetevi conto che è un po' difficile per noi coinvolgere in un'assemblea tutti i nostri soci, perché tendenzialmente le nostre assemblee ormai noi le facciamo via Webex, perché far arrivare la gente da tutta Italia è complicato, salvo casi eccezionali. Però per esempio, ve lo preannuncio, adesso prendete sempre un po' il beneficio di inventario, però probabilmente tra gennaio e febbraio ci sarà questo evento di presentazione del progetto statistico, dove presenteremo i risultati dei dati 2018-2017, dove lì probabilmente, essendoci un'ampia platea anche di distributori, e sarete invitati ovviamente anche voi, lì potremo rimarcare ancora su questo discorso qua. Non dimenticate che però la distribuzione questi dati li sta già dando, però, come dicevamo, ed era la necessità che sentivamo tutti, li sta dando in maniera disorganizzata, disomogenea. Io ho chiesto proprio, siccome ci siamo visti a pranzo con il Gene Busetto, ho chiesto che Agnes si adoperi per arrivare anche qui a un'unica forma di trasmissione in senso temporale, cioè oggi c'è chi lo vuole mensile, c'è chi lo vuole bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale. Ragazzi, mettetevi d'accordo, fategene fare una volta sola, una volta al mese va bene, tanto una volta che poi c'è un tracciato record diventa banale trasmetterli, però arrivate a definire anche queste cose, quindi ci sono ancora un po' di passaggi da sistemare, da mettere a posto. E poi dal nostro punto di vista, vi ricordo, qui l'è stato scritto, che noi lo vediamo come qualcosa di un po' più ampio, nel senso che non deve riguardare solo voi, ma deve riguardare tutto quello che è l'interscambio di dati tra noi e loro comunque. E ribadisco, attenzione, che questo interscambio di dati sarà comunque tra noi e loro, cioè il distributore distribuisce secondo questi tracciati record ai mandanti, non li distribuisce agli agenti. Poi il problema di rapporti tra voi e le mandanti. Grazie. Grazie a lei. Vincenzo Salerno, allora, quali possono essere a questo punto le azioni da intraprendere per agevolare l'applicazione di questo protocollo, di questo accordo
da parte degli agenti ARME e quali vantaggi potranno avere gli agenti ARME da questa regolamentazione. Ma sicuramente volevo innanzitutto ringraziare innanzitutto volevo prima ringraziare l'ingegner Musetto per l'ospitalità e poi per la sua presenza e l'ingegner Galli con cui in rappresentanza delle due associazioni con cui abbiamo lavorato per portare avanti e a compimento questo memorandum d'intesa così come è citato nel documento. Mi trovo in perfetta sintonia con quanto vengono detti, anche perché dobbiamo remare nella stessa direzione per il conseguimento del risultato che è il sviluppo e crescita per tutti. Quindi questo è un documento che arriva a coronamento di un'attività di ben 15 anni. Io ho trovato tra i miei documenti un verbale di aprile 2003 in cui c'era il primo incontro per un tavolo di lavoro. Ho visto chi erano i componenti di questo tavolo di lavoro. Adesso sono tutti usciti di scena, anzi Tommaso Primi c'è ancora, anche se però Fernando Martina, Fabrizio Pasquini e Giulio Bovenzi, non solo Giulio Bovenzi o Ciro Cangiano, adesso sono usciti di scena, io però ci sono. Probabilmente è stata una manifestazione di caparbietà, di determinazione nel portare avanti un qualcosa in cui credo, ma crediamo tutti noi. Tornando al discorso dei possibili vantaggi, io credo che i vantaggi siano per tutta la filiera, quindi entrando nel merito da parte dei produttori, sicuramente ogni fine trimestre o ogni mese bisognava dedicare delle risorse, delle persone a mettere insieme i dati per poter creare questa ridistribuzione in maniera corretta di quelli che erano i dati di sell out e di conseguenza riportarli sul sell in. Questo evidentemente comportava degli oneri e quindi dei costi, oltre che delle perdite di tempo, anche perché a parte dei distributori, così come diceva gli Argalli, i dati vengono dati però in maniera difforme, ognuno per secondo i propri criteri o i propri sistemi di comunicazione che avevano. È evidente che un formato standard concordato consente di poter avere un'unicità di comunicazione e quindi la possibilità di standardizzare quello che sono l'interpretazione dei dati e l'elaborazione dei dati stessi. I benefici sono per tutti. Da parte nostra, e questi non sono soltanto dei dati utili per la determinazione dei nostri compensi, delle nostre provvigioni. Io credo che questi dati servano per determinare obiettivi, per determinare target, e quindi è valido il discorso anche per le strutture di vendita diretta, non soltanto per le agenzie, perché anche gli operatori funzionari diretti delle aziende sono legati ad obiettivi, a target, che quindi in questa maniera, solo in questa maniera possono essere, diciamo, contabilizzati e controllati nella maniera corretta. Senza questi dati sicuramente avremo dei problemi. Quindi i vantaggi sono per l'intera filiera e su questo abbiamo concordato, tant'è che siamo arrivati alla determinazione e alla redazione di questo documento. Questo documento a noi a cosa serve? A noi serve. Questo documento a cosa serve? A noi serve, a noi categoria come agenti, a poter promuoverlo, e facendo leva su questo documento rivolgerci sia alle nostre mandanti sia ai nostri clienti per invitarli ad adeguarsi a utilizzare questo sistema. Quindi pian piano non è una cosa, come dicevano gli Argalli, che domani abbiamo risolto tutti i problemi, ma è un punto di partenza su cui dobbiamo lavorare tutti insieme. Grazie. Mi permetto di dirvi, signori, sta molto a voi, voi dovete andare dai distributori e portare questa cosa, sì, io faccio la mia parte, ma sul territorio ci siete voi. Io andare in Puglia non vado per portare questo discorso qua, ovviamente, ma voi ci siete sul territorio, quindi è il compito grosso vostro che avete è proprio di, poi vi ripeto, non sarà una cosa facile, dovrete insistere, poi ovviamente ci siamo noi di mezzo, ma sicuramente è un lavoro.
Allora, sulla caparbietà e sulla determinazione degli agenti non abbiamo dubbi e consentitemi in questa occasione di doveroso ringraziamento al Presidente Antonio Franceschi che in quanto caparbietà e determinazione su questi argomenti ha costruito tutto il percorso di Arame e a Vincenzo Salerno e a tutto lo staff di Arame che ha collaborato per arrivare a questo risultato. E ovviamente dobbiamo ringraziare quello staff di Agne e lo staff di FME che ha finalizzato, diciamo, questo discorso.